Ora si registrerà la conferenza. da qualche anno oramai, e quest'oggi appunto vi presenterò brevemente poi come prevede la formula dei nostri jailbreak. Lasceremo spazio anche a domande di una discussione fra di noi. E vi presenterò comunque il plugin per QGIS CDU Creator che diciamo abbiamo sviluppato e che ci siamo direi autofinanziati e che è stato in parte anche finanziato invece dagli utenti del plugin grazie a una campagna di crowdfunding che si è conclusa il 15 marzo con successo. Questo ci ha permesso ovviamente di diciamo continuare a sviluppare il plugin e oggi nello specifico vedremo anche le nuove funzionalità che direi fino ad oggi non sono ancora state diciamo ufficialmente presentate. Ecco. Con me ci sarà appunto il mio collega Roberto Marzocchi che insomma avrà il tedioso compito di interrompermi e, insomma, qualora io mi dilungassi troppo su certi argomenti e ovviamente anche di insomma, ecco, appunto di seguire le vostre domande che ovviamente potete fare anche durante la spiegazione in chat. Insomma, a quel punto sarà lui magari un po' più a seguirle nel caso appunto a interrompermi insomma, per dare spazio appunto alle vostre domande. Quindi, Roby, se vuoi dire qualcosa anche tu, io Sì, a livello mi tecnico unisco. appunto vi chiederei solo, ho spento ora i microfoni di tutti, spegnerò anche il mio, e vi chiederei di, mentre parla Roberta, magari di tenerli spenti per evitare di sentire rumori sottofondo. E dopodiché invece poi quando lasceremo spazio alla discussione, ovviamente potete anche intervenire in diretta ben volentieri, anzi forse è la cosa ideale. Se invece vi vengono delle domande mentre parla Roberta, appunto scrivetele pure in chat, magari la controllerò io in maniera tale che lei possa non distrarsi e poi semmai ne discutiamo tutti assieme alla fine. Basta, mi taccio e do la parola a Roberta per cose più interessanti. Ok, vi condivido lo schermo. Ho preparato una breve presentazione, ma principalmente vorrei poi fare vedere operativamente come funziona il plugin. Appunto, oggi parleremo di plugin CDU Creator di QGIS. Come nasce il nostro plugin? Allora, tanto vabbè, appunto, questi sono più o meno gli argomenti che affronteremo oggi, quindi appunto come nasce un po' l'idea di sviluppare questo plugin, come funziona, nel senso quali sono diciamo sia le operazioni in background che vengono fatti, ma soprattutto quali sono i dati da cui bisogna partire per poter utilizzare il plugin. Come devono essere gestiti lato QGIS questi dati, sia quelli catastali che urbanistici. Vedremo ovviamente rapidamente l'interfaccia grafica, che tra l'altro nella nuova versione, la 1.1, è stata ampiamente rinnovata. E poi andremo invece un po' più nel dettaglio proprio dell'utilizzo del plugin, vedendo appunto il suo funzionamento, in particolare il processo di selezione delle particelle. Come vi dicevo, appunto, intorno ad aprile è uscita una nuova versione del plugin, la 1.0, che include proprio la possibilità di compilare il CDU per più particelle in un unico processo.
Infatti, fino alle versioni precedenti il plugin funzionava solo su singola particella, ma appunto grazie a questa campagna di crowdfunding che si è conclusa con successo abbiamo potuto implementare questa nuova funzionalità che insomma sappiamo essere di grande interesse e di grande utilità per chi appunto quotidianamente realizza CDU in ambito professionale. Come nasce l'idea di questo plugin? Beh, allora, nasce sicuramente dalla nostra continua e costante collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Noi da sempre sviluppiamo sistemi informativi territoriali anche per le pubbliche amministrazioni. E più di una volta ci è capitato le soluzioni appunto anche magari innovative, piuttosto avanzate che potevamo proporre, ci siamo proprio resi conto che quello del CDU restava sempre molto spesso un problema aperto. Abbiamo quindi deciso un po' di accogliere queste esigenze e di sviluppare uno strumento che potesse essere di facile utilizzo, rapido, anche a livello di tempi computazionali e soprattutto uno strumento open source. Sappiamo infatti che esistono diverse soluzioni anche online, molte proposte dalle stesse amministrazioni pubbliche, ma per la nostra esperienza, abbiamo notato che appunto spesso la problematica legata a queste soluzioni online poteva essere, ad esempio, beh, banalmente non, diciamo, non un semplicissimo utilizzo. E poi soprattutto ci siamo resi conto che con queste soluzioni spesso l'utente non ha un grande controllo sui propri dati, cosa che invece appunto integrando uno strumento di compilazione del CDU all'interno di QGIS permette appunto all'utente di gestire completamente i propri dati e di conseguenza compilare il CDU davvero inserendo pochissimi parametri in input. Come funziona il nostro plugin? Funziona a partire di fatto da due elementi principali, che sono ovviamente i dati catastali, in particolar modo diciamo, layer vettoriale delle particelle, dei mappali. E poi i dati dello strumento urbanistico vigente per l'amministrazione. Questi dati di fatto, diciamo appunto lato back-end, vengono semplicemente poi intersecati dal plugin sulla base appunto di una o più particelle selezionate. Queste particelle vengono intersecate con i layer dello strumento urbanistico, vengono recuperate dalla tabella degli attributi dello strumento urbanistico tutta una serie di informazioni associate ovviamente alle geometrie dello strumento urbanistico e viene poi compilato il CDU che può essere poi salvato o in formato PDF o in formato modificabile ODT. Come vi dicevo, un altro argomento che affronteremo, anche se velocemente oggi, è appunto quello della preparazione dei dati. Il plugin, infatti, necessita, prima di poter essere utilizzato, di un minimo di appunto, preparazione di quelli che sono i dati catastali e i dati urbanistici. Si tratta in realtà di operazioni quasi più complicate a dirsi che a farsi, perché poi sono veramente pochi passaggi e soprattutto il vantaggio è che sono tutte operazioni che non devono essere fatte ogni volta che viene lanciato il plugin, ma possono essere fatte un'unica volta, salvate insieme al progetto QGIS e quindi
anche diciamo in fasi successive io avrò i miei dati già pronti e quindi mi resterà soltanto da utilizzare il plugin. Quando parlo di preparazione dei dati, intendo per quanto riguarda i dati catastali il fatto che appunto il layer dei mappali debba essere di fatto un layer vettoriale poligonale, deve essere nominato terreni underscore catastali, questo perché permette proprio al plugin di conoscere già a priori qual è il layer delle particelle. Tra l'altro non è assolutamente necessario che lo shapefile, ad esempio, si chiami terreni catastali, ma è anche sufficiente caricare il vostro shape, il vostro geopackage, la vostra tabella PostGIS nel progetto QGIS e semplicemente rinominare il layer dall'albero, dalla leggenda, dall'albero dei layer. Questo layer vettoriale dei mappali deve contenere obbligatoriamente due colonne, ovvero quella del foglio e del mappale. Queste due colonne devono appunto essere nominate anche tramite alias foglio e mappale, e poi c'è una terza colonna che invece è facoltativa perché appunto non tutti i comuni hanno il territorio suddiviso in sezioni, ma qualora fosse presente una colonna sezione, questa deve essere nominata appunto sezione. All'interno del layer dei mappali devono essere ovviamente contenuti i mappali solo di un comune. Qualora voi lavoraste su più comuni, dovreste avere un layer terreni catastali per ogni singolo comune. Due precisazioni, ovviamente il plugin CDU non risolve le problematiche legate alla corretta georeferenziazione del catasto. Queste sono tutte operazioni che ovviamente devono essere fatte a priori, ad esempio sfruttando anche proprio tutti gli strumenti che mette a disposizione QGIS per questo tipo di operazioni. Quindi uno dei vantaggi appunto di sviluppare il plugin per la compilazione del CDU all'interno di QGIS per noi era anche quello, cioè mettere comunque a disposizione uno strumento che in qualche modo potesse anche servirsi di tutte le funzionalità di QGIS. Inoltre, il plugin CDU non gestisce neanche l'aggiornamento dei dati catastali, quello ovviamente anche è un'altra operazione che deve essere fatta a priori dell'utente, andando a richiedere ovviamente i file CXF dell'Agenzia delle Entrate e insomma e la procedura che ne segue. Per quanto riguarda i dati urbanistici, anche qua si devono essere layer vettoriali poligonali. Le geometrie devono essere possibilmente valide e topologicamente corrette, questo perché, come vi dicevo prima, di fatto il plugin esegue proprio un'intersezione geometrica fra layer dei terreni catastali e layer dello strumento urbanistico, per cui è possibile che se le geometrie non sono corrette, non sono valide, possano, diciamo, subentrare errori di varia natura. Inoltre, tutti gli layer dello strumento urbanistico devono essere raccolti all'interno di un gruppo e eventualmente suddivisi anche in sottogruppi. In questo caso non abbiamo colonne obbligatorie, ovviamente ci sono però colonne consigliate all'interno della tabella degli attributi, tra cui una colonna che contenga di fatto il nome della zona, quindi la definizione, una colonna che contenga invece una descrizione, spesso gli strumenti urbanistici magari identificano le zone con una sigla e poi alle quali corrisponde invece magari una descrizione un po' più, insomma, un po' più chiara e comprensibile. Un'altra colonna che viene consigliata è quella dei riferimenti ad altre normative.
E poi una colonna invece che contenga un riferimento, come può essere un link, oppure il testo integrale dell'articolo a cui appunto si riferisce la zona in questione. Questo è di fatto un esempio insomma, di dati urbanistici organizzati all'interno di gruppi e sottogruppi. In questo caso non c'è obbligo di nominare i layer o i gruppi o i sottogruppi in modi particolari, ma consigliamo comunque di utilizzare nomi, per così dire, sensati. Questo perché? Perché i nomi che voi darete ai layer, al gruppo o al sottogruppo, di fatto poi li ritroverete stampati sul vostro certificato di destinazione urbanistica. Questa brevemente è la nuova interfaccia grafica, come vi dicevo, è stata rinnovata recentemente. Inizialmente, per chi già conosce il plugin, ricorderà un'enorme interfaccia molto fitta, andando sempre di più a migliorare il plugin e quindi anche la possibilità di customizzarlo ulteriormente, abbiamo deciso di creare appunto questa interfaccia suddivisa di fatto in tab che permetta appunto, ci auguriamo almeno, insomma, di gestire e di utilizzare il plugin in modo un pochettino più agevole. Per quanto riguarda appunto la selezione delle particelle, come vi dicevo prima, appunto il plugin funziona a partire da particelle selezionate. Quindi, se voi proverete a lanciare di fatto il plugin CDU Creator senza aver selezionato alcuna particella, ovviamente il plugin vi restituirà una sorta di warning. Per selezionare le particelle è ovviamente possibile utilizzare i classici strumenti di selezione di QGIS, quindi o proprio lo strumento col click del mouse, diciamo, oppure selezionarle tramite espressione, tramite insomma, con i vari strumenti a disposizione, oppure è possibile anche utilizzare per la selezione delle particelle di interesse i menu a tendina che vedremo poi nell'interfaccia grafica del plugin. A questo punto io passerei direttamente a QGIS. Ecco qua, dovreste adesso vedere insomma, la schermata, la tipica schermata di QGIS. Ovviamente, per questioni ovvie anche di tempo, non è possibile ora vedere tutto l'iter, diciamo, anche di preparazione dei dati, però insomma, cercherò di darvi qualche suggerimento. Questo è ovviamente un progetto demo che abbiamo realizzato appunto anche per workshop e webinar fatti in precedenza. I dati catastali, così giusto per dovere di cronaca, sono i dati che potete scaricare come sample dal plugin CXFIN di Fabio Saccon. E abbiamo poi semplicemente simulato una sorta di strumento urbanistico. Ora chiedo anticipatamente scusa perché non essendo io un urbanista sicuramente avrò utilizzato diciture e insomma descrizioni o simili piuttosto un po' barbare, però appunto è più che altro un dataset proprio di esempio per far vedere l'utilizzo del plugin, ecco, quindi se trovate cose un po' assurde è semplicemente perché non conosco così bene gli strumenti urbanistici, ecco. Allora, come possiamo vedere qua dall'albero dei layer, abbiamo il nostro layer delle particelle catastali nominato appunto terreni underscore catastali.
Vedete qua dallo stesso tooltip, di fatto io ora sto usando uno shapefile che si chiama particelle, ho semplicemente rinominato il mio layer dall'albero dei layer. I miei layer dello strumento urbanistico invece sono tutti raccolti all'interno di un gruppo che ho chiamato PUC, ad esempio, e suddiviso in due sottogruppi. Uno chiamato tutele, dove ho inserito layer delle fasce di rispetto e layer dei vincoli, e poi un altro sottogruppo in cui ho inserito ipotetici ambiti, distretti e zone. Per quanto riguarda la tabella del layer terreni catastali, vedete, spero, sì, ecco, è arrivato. Vedete che ho inserito come alias delle colonne esattamente le denominazioni richieste dal plugin. Quindi ho una colonna sezione, una colonna foglio e una colonna mappale. Scritti in questo modo semplicemente per far capire che il plugin è case insensitive. Quindi non importa appunto se scrivete tutto maiuscolo, tutto minuscolo, con la maiuscola iniziale, non importa, non tiene in considerazione questa, diciamo, insomma, questa cosa. Per quanto riguarda invece, ad esempio, il layer ambiti, dello strumento urbanistico, vi faccio vedere velocemente anche qui, vedete che ho inserito gli alias alle corrispettive colonne, quindi nome, descrizione, riferimento legislativo e articolo, e anche in questo caso sono case insensitive, quindi non importa appunto come vengono scritte. Qualora io non inserissi questi alias o quantomeno se non avessi all'interno dei layer del mio strumento urbanistico una colonna riferimento legislativo, semplicemente il plugin in fase di processamento mi manderà un warning nell'area di log in cui mi segnalerà appunto che per il layer, ad esempio, zone, non è stato trovato una colonna con nome e riferimento legislativo, però diciamo questo per dire che il processo va comunque avanti, non si blocca, non viene segnalato un errore né altro. Passiamo allora adesso a vedere operativamente il plugin. Una volta installato, come diciamo tutti i plugin dal menu a tendina plugin, gestisce installa plugin, se cercate CDU vi comparirà appunto CDU Creator e una volta installato avrete un'icona fatta così sulla vostra toolbar. Cliccando sull'icona si aprirà l'interfaccia grafica, che come vedevamo prima dalla presentazione è appunto suddivisa in tab. Abbiamo una tab input dove possiamo andare a selezionare le particelle. Dobbiamo dare in input il nome del gruppo che contiene i nostri layer urbanistici e in questa un'altra funzionalità che abbiamo aggiunto a partire dalla versione 1.1 è la possibilità, volendo, di scegliere l'algoritmo con cui viene eseguita l'intersezione fra le particelle selezionate e lo strumento urbanistico. Questo l'abbiamo aggiunto perché ci siamo resi conto che il classico ritaglia di QGIS, l'algoritmo ritaglia di QGIS, è davvero abbastanza sensibile per quanto riguarda appunto validità delle geometrie e errori topologici. Un po' meno sensibile invece è il ritaglia con maschera DigiDAL, che insomma riesce in qualche modo a superare un po' di problemi dovuti alla validità delle geometrie, però insomma, in casi proprio
eclatanti, diciamo, è molto probabile che riceverete comunque un errore da parte del plugin. Quindi è per questo che noi comunque consigliamo sempre di avere layer, dello strumento urbanistico il più corretti possibili dal punto di vista della validità e della topologia. Nel tab output invece possiamo andare a inserire tutta una serie di parametri più legati proprio al CDU che verrà poi compilato e stampato. Possiamo ad esempio inserire i dati della richiesta, quindi un eventuale numero di protocollo, la data della richiesta, il nome del richiedente. Dobbiamo ovviamente dare una cartella di output in cui verrà salvato il CDU, un eventuale nome per il file del CDU. Possiamo scegliere se stampare anche la versione modificabile. Di default il plugin stampa solo il CDU in PDF, ma possiamo appunto salvarlo anche in ODT. Possiamo decidere se stampare la mappa dei mappali interessati oppure no, possiamo dare un titolo, inserire il nome del comune, selezionare ad esempio il logo del comune, selezionare un file di testo che contiene quella che noi abbiamo chiamato intestazione, che dovrebbe essere insomma tutta quella parte di fatto in cui magari si hanno tutta una serie di richiami e riferimenti normativi, e poi volendo si possono anche stampare i valori delle aree intersecate, sia in metri quadri che in percentuale. Nella tab log semplicemente verranno scritti tutti gli eventuali messaggi informativi di warning o anche eventuali messaggi di errori durante l'esecuzione del plugin. Vi segnalo semplicemente il pulsante guida che non fa altro che linkarvi direttamente al manuale del plugin. Abbiamo infatti anche realizzato un manuale che stiamo cercando di migliorare costantemente, soprattutto di tenerlo anche sempre costantemente aggiornato con le varie evoluzioni del plugin, in cui tutte le cose che abbiamo visto anche fino adesso, ad esempio sulla preparazione del dato, sono spiegate in modo molto più ovviamente dettagliato, con esempi anche, diciamo, animati, tipo micro video, in cui appunto vi facciamo vedere tutti i passaggi per arrivare, diciamo, a poter utilizzare il plugin. Come vi dicevo, allora andiamo adesso a fare magari un esempio vero e proprio. La selezione delle particelle può essere fatta banalmente con gli strumenti di QGIS, scusate, come ad esempio in questo caso sto utilizzando semplicemente lo strumento Seleziona. Apro poi il plugin. Allora, questo vedete che se io ho già delle particelle selezionate prima di avviare il mio plugin, nel momento in cui apro il plugin, lui mi elenca tutte le particelle che sono già selezionate. A questo punto io potrei, ad esempio, decidere di pulire la selezione e quindi deselezionare tutto. Potrei, ad esempio, quindi decidere di selezionare nuove particelle. Ora vado assolutamente a caso. I menu a tendina di cui vi parlavo anche prima sono, diciamo, concatenati, per cui se io seleziono la sezione A, vedrò solo i fogli appartenenti alla sezione A. Selezionando il foglio 001 vedrò solo le particelle appartenenti al foglio 001 della sezione A. Una volta individuata la particella di interesse, è sufficiente cliccare su Aggiungi e il plugin mi zoomerà automaticamente alla particella selezionata e
diciamo, mi scriverà in questa area di testo le caratteristiche, ovviamente, della particella che ho selezionato. Qualora ne volessi aggiungere una nuova, semplicemente basta fare su aggiungi e vedete che il plugin continuerà a zoomare alla selezione di fatto. Per rimuovere, semplicemente, qualora mi rendessi conto di aver selezionato una particella di troppo, basta che diciamo, reinserisco i dati della selezione nei menu a tendina e faccio rimuovi. In questo caso avevo rimosso la particella 149. Nonostante io abbia l'interfaccia grafica del plugin aperta, posso comunque continuare ad andare a utilizzare anche gli strumenti di selezione di QGIS, semplicemente in questo modo. Ritornando sull'interfaccia grafica del plugin, ovviamente facendo aggiorna, mi aggiornerà l'elenco delle particelle selezionate. Quindi diciamo che a differenza di alcuni plugin di QGIS che di fatto bloccano l'interazione con la finestra principale di QGIS, il plugin CDU Creator vi permette di continuare a lavorare anche sulla mappa. A questo punto proviamo a lanciare un processo. Quindi seleziono il gruppo PUC. Per quanto riguarda l'algoritmo, per adesso utilizzo il semplice ritaglia di QGIS. Numero di protocollo, andiamo a inserire qualcosa, signor Rossi. Poi selezioniamo ovviamente una cartella, la cartella di output è uno dei parametri obbligatori, per cui se non la selezionate vi verrà ovviamente segnalato un errore. Diamo un nome al nostro file. Proviamo a stampare anche l'ODT a questo punto. Nome del comune, facciamo finta Genova. Come vi dicevo, possiamo selezionare un logo, quindi di fatto un'immagine PNG o JPEG, e possiamo appunto selezionare un file TXT che contenga tutta una serie magari di diciture che vogliamo che compaiano nel nostro CDU. A questo punto dovremmo aver selezionato tutti, cioè definito tutti i parametri, possiamo andare a lanciare il processo. Ovviamente i tempi di calcolo dipendono moltissimo dal numero di particelle che selezionate e in parte anche dall'algoritmo di intersezione, perché appunto se ad esempio scegliete GDAL, è possibile che i tempi di calcolo siano leggermente più lunghi, però vedete che di fatto nel giro veramente di pochissimi secondi siamo riusciti a concludere il processo. In questo caso non ci ha segnalato alcun tipo di errore, semplicemente ha processato tutte le nostre quattro particelle, ci dice. Diciamo, ci ricorda dove è stato salvato il file PDF e il file ODT, e quindi possiamo andare a vedere il nostro risultato. Allora, scusate che. Allora, torno a condividere. Allora, il mio primo CDU. Questo è il CDU che abbiamo ottenuto. Di fatto qua compare il logo che abbiamo selezionato.
Questo è il titolo che abbiamo dato di default, ma ovviamente può essere cambiato. Comune di Genova, questo è il numero di protocollo che avevo inserito. Non avevamo, se ricordate bene, selezionato una data per cui qua viene lasciato spazio vuoto per inserirla eventualmente a mano, così come qua. Questo non è altro che il file TXT. Queste righe sono il file di fatto TXT con l'intestazione e poi particella per particella vengono appunto elencate tutte le informazioni, tutti i dati estratti di fatto dalla tabella degli attributi. Ovviamente vengono riportate anche le informazioni legate alla particella e in questo caso non avevamo selezionato la stampa della mappa. Nel caso in cui l'avessimo selezionata, qua in fondo appunto sarebbe stata stampata la mappa di inquadramento delle particelle per cui abbiamo calcolato il nostro CDU. Tornando velocemente a QGIS, ecco, c'è un po' di ritardo. Comunque, volevo semplicemente farvi ancora vedere una cosa, ovvero che se io adesso chiudo l'interfaccia grafica del plugin e la riapro, dei parametri che abbiamo settato precedentemente nella tab output vengono salvati. Quindi non è necessario ogni volta che lanciate il plugin CDU andare a ridefinire la cartella in output, il titolo, il nome del comune, il logo e via dicendo. Questi sono tutti parametri che vengono appunto salvati e quindi diciamo, rendendo l'utilizzo del plugin, soprattutto in seguito al primo utilizzo, ancora più rapido e ancora più semplice. A questo punto io credo di essermi dilungata abbastanza e lascerei spazio alle vostre domande. E intanto vi condivido, diciamo, l'appuntamento per il prossimo jailbreak che sarà il 3 giugno, sempre alle 9, sempre su questo link, dove parleremo del WebGIS della città di Vicenza, SITV 2.0. Il jailbreak sarà con Roberto, il mio collega, che appunto avrà come ospite Eugenio Berti dell'Ufficio Sistemi Informativi Territoriali del Comune di Vicenza, che insomma, insieme al suo collega Rosario Ardini gestisce attualmente il WebGIS. Quindi, se avete domande, commenti, insomma, suggerimenti. Tra l'altro un altro partecipante, Marco Rizzetto, scrive in chat di essere anche lui di Vicenza, quindi sarà interessato Ah, ancora più al. sicuramente. Brava Roberta, hai Sicuramente. fatto una bella presentazione, ho qualche osservazione da fare. Allora, Dimmi tutto. mi sono perso un attimo il passaggio quando avevi detto se i dati sono su più comuni. Cosa bisogna Sì. fare? Allora, no, quello che bisogna fare di fatto è avere un layer di mappali per ogni comune, nel senso Ok, che sì. è più che altro semplicemente per evitare ambiguità, perché ovviamente nei due comuni potresti avere un mappale che ha lo stesso numero e lo stesso foglio dell'altro comune, quindi ecco, per Quindi non è evitare un ambiguità. problema, non è un problema, è solo questione di No, no, per organizzarsi, nulla. giusto?
Esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. E se non c'è la sezione non è un problema nemmeno quello, esatto, non c'è solo il No, forum a fare, quindi ok. E questo assolutamente no. piccolo, okay, un piccolo suggerimento, nella tab di input, giusto? Ci sono alcuni campi che sono obbligatori, dicevi, tipo il percorso dove salvare CDU o altre cose. Ecco, questi campi qua, se un piccolo suggerimento li evidenziaste, forse sarebbe ancora Sì. più in maschera, capisci? Sottolinei un asterisco, un grassetto, Certo. così visivamente diventa già più veloce anche per chi smanetta poco, insomma. Così, piccolo No, no, suggerimento. quello. Per il No, no, resto l'ho questo. trovato molto performante, molto, molto, molto buono, insomma. Ecco. Bene, grazie. Grazie. Grazie, Eugenio. Posso? Sì. Certo, certo. Sì, ciao a tutti. Io ho provato a utilizzarlo su due comuni di cui mi sto occupando della parte urbanistica. E sono rimasto stupito, nel senso che sostanzialmente sono più di 7500 particelle. Però io funziona e ho, diciamo, essendo una fase di lavoro in cui sono, per cui non ho ancora diciamo, lo shape conclusivo dell'azionamento, per cui ho diversi shape, parecchi, però funziona in modo, cioè, molto veloce, ecco. Cioè, processa velocemente il tutto anche diciamo, senza ricorrere all'intersezione con maschera, ecco, funziona molto bene. Sì, diciamo, E noi abbiamo fatto un po' di stress test, chiamiamoli così. Un giorno tipo ho selezionato, mi sembra, fino a 30-35 particelle in contemporanea e devo dire che forse ci avrà messo un minuto, ecco. sì. L'unica cosa, diciamo, a differenza dal progetto che avete mostrato, comunque, che era anche nel primo webinar, io ho usato un altro sistema di riferimento. Io ho visto che voi usate il Gauss-Boaga, Sì, e io ma non invece ho è. usato, no, così, diciamo, avendo poi tutti gli shape in un altro sistema di riferimento, però non. Controllando anche poi, diciamo, Sì, il discorso superfici così, però è molto, no. No, molto utile, ecco. il discorso superfici, infatti anche questo l'abbiamo indicato nel manuale. Potrebbe ovviamente avere qualche problema nel momento in cui si lavora, ad esempio, che so, con un VGS 84, ecco, per intenderci, quindi con un riferimento magari non proiettato. Però poi è indipendente, cioè noi ora avevamo appunto questi dati non mi ricordo se in 3003 o in 3004, Sì. comunque. No, no, per quello no, non è un problema e non è neanche un problema perché ora l'avevamo testato, se non mi ricordo male, qualora ad esempio il layer dei terreni catastali avesse un sistema di riferimento diverso da quello dei layer urbanistici. Ho capito. Sì, uso il 25832 di fatto, come Sì. adesso le particelle ce l'ho in quel sistema lì. Però ecco, sono due comuni di fatto che ho unito, e poi, come dici tu, diciamo, il fatto di separarle così, diciamo che lo risolverei facendo il filtro sul comune da Esatto. rappresentare. Però sì, diciamo, avevo il timore che comunque, con tante particelle, con tanti shape caricati, diciamo, fosse semplicemente lungo, ecco. In realtà, in pochi secondi, ecco, produce il certificato. Complimenti. Grazie, grazie. In attesa di altre domande, curiosità, e volentieri anche su qualsiasi, appunto, il momento vuole essere un momento aperto alla discussione, quindi,
qualsiasi cosa va bene, anche se altri volessero intervenire. Un paio di commenti che mi sono venuti in mente sia mentre parlava Roberta, sia mentre parlavate, sia sulla base delle vostre domande. Parto dall'ultima domanda di Massimo, relativa al sistema di riferimento. Come diceva Roberta durante la presentazione, uno dei vantaggi grossi è proprio usare QGIS, come potrebbe essere qualsiasi altro software GIS, ma in questo caso è QGIS, che peraltro è anche open, eccetera, eccetera. Uno dei vantaggi è quello, nel senso che poi tutto quello che si riesce a fare, cioè la gestione dei sistemi di riferimento è demandata a QGIS, la gestione della selezione delle particelle è demandata a QGIS, cioè tutta una serie di funzionalità che ha già incluso il software GIS. Si possono utilizzare tranquillamente. E questo, a nostro avviso, è un vantaggio rispetto a proporre la soluzione specifica, particolare, esterna a un software GIS, che quindi da questo punto di vista, creerebbe dei problemi. Cioè, in chat c'è un commento di Marco, che ringrazio per i complimenti, e l'unica precisazione che faccio, no, forse ovviamente non dovrebbe essere obbligatorio, nel senso che tutto ciò che è obbligatorio personalmente non mi piace, ma peraltro ora al di là penso fosse quella di Marco, che ci fa tanti complimenti, quindi che ringrazio nuovamente, forse anche una battuta, ma ovviamente tutto ciò che è obbligatorio è contro l'open source, quindi personalmente non mi piace. Certo, un commento che mi viene da fare è peccato che sia così difficile sostenere soluzioni di questo tipo qua. Tanto per farvi un esempio, nella campagna di crowdfunding che abbiamo fatto, solo uno dei contributi, sicuramente il più sostanziale, è riuscito ad arrivare da un comune, che è il comune di Torralba, in provincia di Sassari. È veramente un peccato che, visto che questo plugin di fatto sostanzialmente interessa alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni, e secondo me ancor più a piccoli comuni, in realtà può essere utilizzato da qualsiasi tipo di comune, come Eugenio Berti di Vicenza potrà confermare, però in realtà questo tipo di strumento non su web, ma su software desktop l'abbiamo pensato. Nell'ottica iniziale, un po' anche dai suggerimenti che ci sono arrivati soprattutto da professionisti, era pensare a dimensioni anche relativamente piccole, che magari non si potessero permettere di sviluppare una soluzione su web ad hoc, come magari invece altre realtà fanno. Cioè, abbiamo ben presente che il mercato delle grandi amministrazioni, delle città metropolitane, dei grandi comuni, spesso consente, grazie a delle risorse economiche, di realizzare sì, la soluzione ad hoc, già su web, già predisposta, anche ancora più semplice. Questa però costa, sono soluzioni che costano, quindi per i piccoli comuni questo è difficile. E è stato veramente difficile per i piccoli comuni finanziare, cioè partecipare alla campagna di crowdfunding. Questo purtroppo, ahimè, per un po' di normative che effettivamente probabilmente non aiutano questo. Cioè, il commento che facciamo sempre è che il comune che ha finanziato il plugin paradossalmente ha rischiato molto più che se avesse comprato una soluzione più costosa commerciale. È un paradosso, però è così, ahimè. Il dirigente che ha fatto la delibera, ahimè, rischia molto più lui, perché qualcuno gli potrebbe dire perché hai fatto una donazione, sei amico, cosa che assolutamente non è, ma sei amico di Terre, di un'azienda specifica. Quindi la persona che se n'è occupata è una persona che crede molto nell'open source, quindi come dire, si è preso una responsabilità che però ovviamente, ahimè, la maggior parte delle altre di altre amministrazioni non si è voluto prendere, anche legittimamente. Da un certo punto di vista mi viene da dire chi glielo fa fare. Quindi questo è un commento, ecco, sicuramente non dovrebbe essere reso obbligatorio,
Però è vero che qualche soluzione per semplificare un po' sia l'utilizzo di soluzioni open source e magari anche un po' il finanziamento, perché è evidente che poi, come diceva Roberto, noi il plugin poi di fatto inizialmente ce lo siamo totalmente autofinanziati. Crediamo che ovviamente abbia evidentemente dei editori, non siamo, dobbiamo entrambi tutti lavorare per mangiare, quindi crediamo che questo ci possa ritornare anche solo in visibilità sulle pubbliche amministrazioni per cui lavoriamo. Quindi, però poi abbiamo per andare avanti nello sviluppo, abbiamo anche chiesto un contributo anche per testare quanto fosse veramente l'interesse. E un po' il commento che faccio è un peccato che sia così difficile in realtà trovare delle soluzioni per finanziare del software open source. L'ultimissima cosa, poi vi lascio spazio di nuovo a voi, è sempre relativamente all'open source. Noi in questi mesi abbiamo ascoltato tantissimo i commenti, i suggerimenti, da alcuni di voi ne sono arrivati alcuni che sono stati fondamentali, utilissimi. Per migliorare, per crescere, perché noi, come ovviamente, no, il nostro lavoro non è realizzare CDU, e quindi diciamo proprio dai suggerimenti che sono arrivati, ad esempio l'ultimo che è arrivato stamattina di evidenziare, certi possono essere anche visti come banali, ma non sono scontati, magari passano sotto occhio di evidenziare i campi obbligatori, ma è solo un esempio che è arrivato stamattina. Suggerimenti che sono ovviamente graditissimi, dopodiché noi abbiamo sempre cercato di distinguere i suggerimenti fra i suggerimenti utili a tutti, utili alla comunità, nello spirito dell'open source, quindi il fatto di aggiungere una funzionalità che potesse essere utile a tutti, dalle eventuali personalizzazioni. È evidente che questo plugin poi potrebbe essere personalizzato per il singolo comune. In certi casi ci sono arrivati anche suggerimenti di questo tipo qua, che abbiamo anche, a cui abbiamo e continueremo, credo, anche a dire di no in un certo senso, nel senso che poi ci sono le personalizzazioni dei singoli comuni, quelli diventano un lavoro possibile. Quindi se il comune può essere anche un modo per il comune per finanziare il progetto open source in maniera più semplice, nel senso. Io contribuisco chiedendo una personalizzazione per me e nello stesso tempo vado anche a finanziare il mantenimento e lo sviluppo di un software open source. Ovviamente questa è un'altra possibilità, quindi noi cerchiamo, è un po' la nostra filosofia che continueremo a portare avanti, di distinguere fra i suggerimenti ben accetti e utili per tutti e quelli invece che sono pure personalizzazioni per cui ahimè rimandiamo a una richiesta anche più economico o altro, ma necessaria, nel senso che poi il software open source spesso, essendo gratis, QGIS è gratis, non costa niente, non ha costi di licenza, sembra che sia un software che nasce da solo e che non ha costi. In realtà ovviamente lo sviluppo, come potrà testimoniare Roberta, ci è costato parecchio, parecchio in termini di ore, di risorse o altro, quindi poi di fatto necessita per forza di cose di finanziamenti. Ripeto, il fatto che ce lo siamo autofinanziati, come dicevo prima, è perché crediamo che ci sia evidentemente un ritorno in visibilità, quindi anche un ritorno economico. Credo che nessuno poi di fatto possa permettersi, ecco, comunque lavori per il sacro fuoco della passione. Cioè, poi, per fortuna facciamo anche cose che ci piacciono, però ovviamente. Basta, ho parlato anche troppo, quindi se ci sono altri commenti, altri suggerimenti o come dicevo. Ecco qua. Roberto, finché parlavi mi è venuta in mente una cosa. Non so se già l'avete affrontata, però io provo a buttarla lì. Specialmente nei comuni piccoli, lontani dai comuni grossi, spersi in valli, in pianure, in montagne, eccetera, o in qualche piccolo consorzio, diciamo, no? Dove il know-how delle persone non è ancora così alto come nei comuni grandi, organizzati, eccetera.
avete pensato di poter offrire anche il servizio di impianto per questo, per l'utilizzo di questo plugin, come fare a ricavare i dati dal catasto, come fare a creare il layer con i dati catastali per poter fare poi l'intersezione, cioè proprio metterlo su, pensare di metterlo su l'impianto per quelle realtà dove proprio non sanno sì e no a battere una lettera di Word e forse conoscono l'Excel, non so se mi sono spiegato. Sì, allora in parte in realtà ci è anche già capitato di farlo, nel senso che siamo stati contattati da, ad esempio, da un comune qua dell'entroterra della provincia di Imperia, se non ricordo male, per cui di fatto abbiamo fatto noi per loro, ovviamente. Tutta la parte di gestione e preparazione del dato, nel senso che loro hanno dato a noi l'incarico di gestire gli aggiornamenti, quindi siamo noi che richiediamo il file CXF dal portale Cosa Sister, non ricordo, e scarichiamo, insomma, importiamo, sistemiamo la questione nome delle colonne, via dicendo. E quello che noi poi gli consegniamo a loro è effettivamente il progetto QGIS ben impacchettato, pronto per l'utilizzo del plugin. Esatto, perfetto. Sì, quello assolutamente lo facciamo, ecco, sì. Bene. Sì, lo facciamo noi e peraltro lo potrebbe fare anche altri, infatti, plugin abbiamo pensato pensando alla pubblica amministrazione e pensando anche a professionisti, per esempio credo che sia, mi correggerà però, ma Massimo credo che sia un professionista che lavora per la pubblica amministrazione, quindi. E come lui penso che ce ne siano in Italia tantissimi e quindi il servizio è rivolto in realtà in parte alla pubblica amministrazione direttamente, in parte a tutti quei professionisti che lavorando per la pubblica amministrazione potrebbero svolgere proprio questo compito qua, quindi per loro potrebbe essere anche un'occasione di lavoro, nel senso che hanno uno strumento gratuito per i comuni e questo tipo di know-how, come dicevi tu giustamente, Eugenio, manca e il professionista può subentrare il geometra piuttosto che l'architetto, l'ingegnere, il geologo, quello che è. Cioè, il professionista che ha queste competenze può subentrare e aiutarli in questo campo. Bene, io vi devo salutare. Ciao a tutti, brava Roberta, bravo Roberto. E Roberto, ci sentiamo Grazie. settimana prossima, allora noi. Ci sentiamo, sì. Ciao a tutti, intanto, ciao. Ciao, Ciao Eugenio, Eugenio. ciao. Ah, scusa Roberto, l'ultima cosa, la registrazione ce la mandate poi? La registrazione sì, la pubblichiamo sul nostro canale YouTube. Comunque poi vi. Non, ora, Ok. non abbiamo, non chiedendo registrazione, noi non abbiamo tutte le vostre mail. Poi in realtà molti di voi sono iscritti alla nostra newsletter e quindi riceveranno la mail anche sui prossimi inviti. Però se seguite un po', o la nostra newsletter, o i nostri canali social, mettiamo il link di tutto. Ahimè, non registrandovi non possiamo mandarvi una mail di indietro. Però era Ok. per lasciare, abbiamo pensato di lasciare libero senza registrazione tutto. Va bene, ci sentiamo, ciao. Ok. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. 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 No, volevo aggiungere una cosa. Personalmente, cioè, mi occupo principalmente di VAS e poi supporto di fatto il pianificatore che fa il piano nella gestione della cartografia. E il tema catasto sinceramente mi era sconosciuto fino a qualche mese fa, nel senso che poi per esigenze di andare a mappare effettivamente proposte di cittadini, eccetera, che vengono individuate dagli stessi sui mappali, di fatto poi il trasportarlo su quello che riguarda un discorso urbanistico, quindi sia richieste di trasformazioni del territorio che poi invece diciamo semplicemente per interesse del singolo, c'era l'esigenza effettivamente di andare a modificare gli azzonamenti oppure quelle che sono aree agricole, eccetera. Per cui ho fatto un primo tentativo georeferenziando i 44 fogli, quindi
quindi avendo le esposizioni in PDF, però in effetti, diciamo, poi confrontandolo col WMS dell'Agenzia del Territorio non c'era, non riuscivo a ottenere una buona, diciamo, corrispondenza. Per cui poi, diciamo, è stata tutta una catena, quindi prima ho scoperto l'esistenza dei file CXF e poi dopo da lì, diciamo, ho visto la vostra iniziativa, per cui, diciamo, sono da poco mi sto approcciando a questo tema, però lo vedo come molto utile, ecco. Al di là del semplice uso all'interno dello strumento urbanistico, però beh, per il funzionamento degli uffici comunali in sé, partendo dal discorso che usano solamente AutoCAD, per cui, diciamo, c'è proprio un lavoro anche di sensibilizzazione da fare, ecco, per cui i comuni sono abbastanza piccoli, quelli con cui lavoro, sono in zona Como e Lecco. Però, diciamo, dal punto di vista informatico, così sono abbastanza uniformi, quindi AutoCAD e basta. Ecco, per cui solitamente quando si consegna poi lo strumento urbanistico c'è il lavoro poi da fare per convertire tutti i layer in XF, perché non c'è, voglio dire, anche il. La percezione della potenzialità che ha l'uso del sistema informativo territoriale. Assolutamente. Ahimè, questo credo che non abbia limiti geografici, abbia l'Italia, che vuoi ancora conoscerla. Forse ora è andato via Eugenio, ma magari c'è ancora Marco che è vicentino, quindi forse il Veneto si distingue un po' in maniera positiva, almeno per quella che è la nostra esperienza in quest'ambito, ma altrimenti AutoCAD è l'unica, che è un ottimo strumento, AutoCAD per tanti altri ambiti, però forse per la materia urbanistica o anche quella geologica, ancora peggio, forse quella geologica non è lo strumento ideale. No, ma di fatto in quel progetto su cui ho provato a testare il vostro plugin, di fatto ci sono tutti i vettori geologici, vincoli, tutto quanto, per cui di fatto, diciamo, confezionare un pacchetto così, offrirlo a un'amministrazione, cioè, non so. Lo vedo come una cosa indispensabile, però la vedo io da professionista esterno e si aspetta che maturi qualcosa all'interno dell'ufficio pubblico. Sì, poi co come tutte le cose, se non sono loro i primi a volerlo utilizzare, li si può confezionare, ma poi rischia di rimanere comunque abbandonato lì. Quindi sì, a volte. Sì, però poi continueranno a fare i certificati di estensione urbanistica, non so, sul vetro, non so, sul vetro della finestra, non so, cercando di sovrapporre la tavola dell'urbanistica con il catasto. Certo, poi Sì. come ricorda qualcuno, perché nessuno poi vuole, siamo stati anche accusati di voler banalizzare il problema, la questione catasto obiettivamente è complessa e non aiuta nemmeno le pubbliche amministrazioni. Appunto, diceva prima Eugenio, ci sono pubbliche amministrazioni che magari hanno tutta una conoscenza dietro, si possono permettere di avere delle persone che conoscono il GIS o altro. Il piccolo comune che ha una persona che si occupa dell'ufficio tecnico che deve fare di tutto, dall'aprire probabilmente le porte dei giardini comunali a fare i CDU. Quindi, e la complessità del sistema catastale italiano non aiuta in questo senso, secondo me, perché appunto, se lo si studia attentamente, non si capisce il funzionamento. Questa, ahimè, è una grossa difficoltà, che probabilmente è anche vista come un ostacolo, in maniera comprensibile. Bene. Direi di ci siamo Ok. dilungati, abbiamo sforato le 10. Sì. E
Grazie a tutti. Grazie a voi. Alla Niente, prossima. esatto, ci rivediamo, risentiamo nel caso il 3 giugno appunto con il SITV 2.0 di Vicenza. Grazie a tutti, buona Ok, giornata, buona continuazione. grazie, buona giornata. buon lavoro. Altrettanto.